tutti! Come va? Spero bene! Come sempre, prima di iniziare il video vero e proprio, ecco il nome dei vincitori, che questa volta sono Eugenio, Mairo e Zed. Ricordate che se anche voi volete essere nominati all'inizio di un mio video, dovrete seguire questo fino alla fine e rispondere in maniera corretta alla domanda che vi porrò al termine. E quindi passiamo avanti! Vi è mai capitato di iniziare a mangiare qualcosa, promettervi che ne assaggerete solo un pochino e poi ritrovarvi alla fine con la confezione vuota? Beh, questo è dovuto al fatto che il cibo, oltre a darci conforto e piacere, ci dà anche un grande senso di appagamento e ci spingerà a consumarne in maniera sempre maggiore, proprio come l'utilizzo di una droga. Nel video di oggi andremo quindi a scoprire i 10 cibi che possono dare maggiore dipendenza. Scopriamo quindi subito insieme di quali si tratta. Il formaggio. I ricercatori spiegano che la caseina contenuta in questo cibo viene scissa durante la digestione, rilasciando tutta una serie di oppiacei chiamate casomorfine. Quando si mangia un prodotto caseario, vengono rilasciate grandi quantità di casomorfine, responsabile dell'eccessiva gratificazione che dà questo tipo di alimento. Questo processo renderebbe difficile riuscire a resistere al formaggio e agli alimenti che lo contengono. Provate a pensare un po' alla pizza. Il cioccolato. Dal punto di vista chimico, il cioccolato contiene diverse sostanze stimolanti, come la teobromina, la caffeina e la feniletilammina. Ma una sostanza non crea dipendenza solo per il fatto di essere eccitante. Nel cioccolato c'è però anche un'altra sostanza, l'anandamide. Si tratta di un composto chimico che ha effetti simili a quelli della marijuana e che si lega agli stessi recettori sensibili ai cannabinoidi. Ma con questo non bisogna arrivare alla conclusione che mangiare una tavoletta di fondente sia come fumarsi uno spinello. Infatti, per avere una reale dipendenza bisognerebbe mangiare circa 25 kg di cioccolato al giorno. E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata. Beh, sì, certo. Le patatine fritte. Una ricerca condotta dall'Università della California e diretta dal professor Daniele Piomelli ha dimostrato che le patatine fritte creano dipendenza, proprio come le droghe leggere. Il professore ed i suoi colleghi hanno lavorato con topi da laboratorio, nutriti con patatine fritte. Si è così registrato l'intero meccanismo, a partire dalla lingua, che dopo aver recepito e valutato il cibo, invia un segnale al cervello che lo trasmette poi allo stomaco. L'impulso causa l'emissione di endocannabinoidi, che aumentano la assuefazione ed il piacere nel mangiare, spingendo ad abbuffate ed ostacolando la moderazione. I biscotti. Uno studio del Connecticut College dello scorso ottobre ha dimostrato che mangiare biscotti stimola gli stessi centri del piacere nel cervello attivati dall'uso di cocaina e morfina, almeno nei ratti. Ma questo è semplicemente un altro modo per dire che farlo è davvero piacevole. Se i biscotti causassero veramente dipendenza, allora bisognerebbe mangiarne ogni volta sempre di più per raggiungere così lo stesso grado di soddisfazione. Inoltre, smettere del tutto di assumere biscotti causerebbe sintomi da crisi di astinenza. Il gelato. Gli studiosi hanno reclutato 150 ragazzi, maschi e femmine, che sono stati invitati a guardare delle foto di un gelato. Questi ragazzi, sia mentre osservavano le foto del gelato, sia mentre lo consumavano, sono stati sottoposti a risonanza magnetica cerebrale. Si è visto che la visione delle foto di gelato accendeva in tutti i partecipanti all'esperimento i centri del piacere. Nel momento in cui questi lo consumavano, c'era un discreto rilascio di dopamina in tutti i partecipanti. Un altro studio condotto a Barcellona ha accertato che la somministrazione di gelato a pazienti affetti da tumore ne migliora l'ansia e la depressione e si riflette in maniera positiva sulla loro qualità della vita. Gli hamburger. Da un esperimento condotto in un istituto di ricerca della Florida si è evinto che il consumo abituale dei classici panini americani viene recepito dall'organismo come una vera e propria droga, paragonabile alla nicotina e all'eroina. Lo studio è stato condotto su dei topi, i quali hanno manifestato una reale assuefazione al cibo spazzatura, poiché quest'ultimo gli ha trasmesso un vero e proprio appagamento. Un piacere indotto dal cibo che, influendo a livelli neuronali, è molto simile alla dipendenza da alcol, fumo e droga. Le bibite gassate. Sono probabilmente tra le peggiori in lista, non solo perché creano dipendenza dovuta, come ormai sappiamo, dall'alto contenuto di zuccheri, che danno energia e creano assuefazione. Ma il consumo eccessivo di queste bibite può portare a numerosi altri problemi, tra i quali l'insorgere del diabete, calcoli renali, danneggiano i denti provocando carie, favoriscono la gastrite, alcuni coloranti in esse contenuti possono essere cancerogeni e causano un invecchiamento precoce dovuto alla presenza dell'acido fosforico, che le dona quel gusto particolare ma influisce negativamente sull'assorbimento del calcio. Il bacon. A scoprirlo è stato un team di ricercatori americani. Gli studiosi hanno abituato alcuni ratti da laboratorio a mangiare salsicce e bacon.
Oltre ad essere diventati obesi, i topolini hanno subito una vera e propria modifica del sistema cerebrale. Il loro sistema della gratificazione, infatti, si è impigrito, richiedendo ogni giorno una maggiore quantità di stimoli piacevoli. Addirittura i topolini avevano atteggiamenti da drogati e neanche una scossa elettrica alla zampa riusciva a tenerli lontani dalla vaschetta con il cibo. La pasta. William Davis, noto cardiologo americano, è arrivato a definire la moderna farina un veleno, dalle conseguenze catastrofiche per la salute dell'uomo. Colpa degli incroci e delle modifiche genetiche che ha subito il grano nel corso dei decenni e soprattutto ultimamente per farne aumentare la resa. Ebbene, la maggior parte delle farine attualmente in circolazione conterrebbe una proteina oppiacea, la gliadina. Secondo recenti studi, infatti, la proteina in questione si legherebbe ai recettori di sostanze oppiacee che si trovano nel cervello, con l'effetto di stimolare l'appetito nella maggior parte delle persone e favorendone così le abbuffate. Che il cibo sia una dipendenza è una cosa ormai dimostrata da anni, ed è probabilmente questo il motivo per il quale l'obesità sta diventando un male sempre più dilagante. Voi con un commento qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate. E ora passiamo alla domanda di oggi. Voglio sapere qual è quella sostanza presente all'interno delle bibite gassate che può portare ad una corrosione dei denti ed influire con l'assorbimento del calcio all'interno del nostro corpo, determinando così un invecchiamento precoce. Ricordate che due di voi che risponderanno in maniera corretta verranno sorteggiati tra gli altri e nominati all'inizio del mio prossimo video. Non ci resta altro da fare quindi che salutarci. Ricordate che se questo video è stato di vostro gradimento potete lasciarmi un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici, se vi va aggiungetelo ai preferiti e noi ci vediamo al prossimo video!